Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. C'è un nuovo update in arrivo per Gran Turismo 7. Come sempre, introduco i miei video. Se siete nuovi da queste parti, lasciate un mi piace, iscrivetevi qui su YouTube e seguite il link in descrizione per saltare su Discord, perché quello è il luogo dove organizziamo delle amichevoli quotidiane e poi con più tempo anche delle sfide ufficiali, coppe e campionati vari. Sta nascendo anche un team, quindi se volete far parte di questa mega avventura, ci vediamo su Discord. Come annunciato in apertura, c'è una nuova patch in arrivo, uscirà domani mattina. È stata annunciata da pochissimo da parte della Polyphony. Il focus per questa patch sarà soltanto sul bug fixing. Non mi aspetto nessun tipo di contenuto aggiuntivo. Il problema principale che andranno ad affrontare, secondo me, visti i problemi registrati con l'uscita della 1.15, sarà relativo al force feedback che è stato completamente tolto da diversi modelli di volante. Ma andiamo con ordine. Questo è l'annuncio uscito oggi. Ovviamente, come ben sapete, questo è l'orario, adesso ve lo traduco nell'orario nostro, diciamo, europeo. Dalle 8 del mattino alle 10 nel Central European Summer Time, che è il fuso orario di Roma, Berlino, quella zona. Quindi per 2 ore saranno disattivi i server. E come ben sapete, con i server disattivi, con i server in manutenzione, in realtà non potrete accedere al gioco. Quello che potrete fare, come sempre, scritto anche qua, potete giocare il rally, bla bla bla, le solite cose. Nessun tipo di progresso verrà salvato. Oltre alla mia previsione, ma spero che sia così, perché molti si sono veramente lamentati. Non so se avete seguito un po' la storia. Prima della patch 1.15, qualche giocatore ha avuto un infortunio. Diversi giocatori hanno avuto infortuni alle mani, perché il force feedback dei loro volanti era così potente. Non corro io il rischio con questo G29 perché non sento assolutamente nulla, ma modelli tipo Fanatec e altri erano veramente così potenti da aver causato dei danni, degli infortuni appunto alle mani. Qual è stata la soluzione di Polyphony? Seccare completamente il force feedback. Quindi c'è gente che si è ritrovata con volanti magari di oltre 1000 euro ad avere poi l'esperienza di guida come se fossero su un'auto elettrica per bambini, più o meno. Quindi per correre ai ripari hanno fatto quello. Per ricorrere ai ripari, immagino adesso, quando sono passate circa 2 settimane dall'ultima patch, faranno uscire questa. Oltre, questa è una previsione, ma poi andiamo a vedere anche degli altri dettagli che dovrebbero confermarla. Oltre questo dato relativo al fix, si spera, per molti di voi, immagino, sui volanti poco fa citati, si legge anche qua sotto che ulteriormente i PP, Performance Point, subiranno dei cambiamenti per quanto riguarda l'accesso alle gare. E ricordano che è molto importante che completiate tutti i campionati che avete attivi all'interno del World Circuit, quindi state facendo anche gli ultimi menu, credo che questa cosa impatti quello. Finiteli prima di domani mattina alle 8, altrimenti c'è il rischio che non possiate più parteciparvi una volta arrivata questa patch. Quindi non so cosa vogliano nerfare, hanno nerfato già troppo Tokyo con la Tomahawk, quella gara ragazzi non si può fare al momento con la Tomahawk. Ci sono altre auto che consentono la gara, porterò sicuramente un video più o meno il tempo di 27 minuti, che è 1 o 2 minuti più lento rispetto a quanto si impiega in Sardegna e 3 minuti più veloce di quanto si impiega a Le Mans per una paghetta, diciamo, decente. Quindi in realtà Tokyo, se vi piace, a me onestamente senza Tomahawk ha perso un po' di fascino, ma la porterò per voi con un paio di auto, così vi do qualche alternativa. Quindi ricapitoliamo: sistemeranno il force feedback, immagino di sì e spero di sì per molti voi. Andranno a toccare il sistema dei PP, il calcolo che c'è diciamo, alle spalle per generare questo valore, scritto qui, quindi 100% sì. Facendo il mio classico giro su Twitter per vedere cosa è successo, se Kaz ha annunciato qualcosa, perché sapete bene che prima di ogni patch dove c'è un contenuto, il ragazzo Kaz lanciava dei teaser di questo tipo. Quindi questa era sulla patch 1.15, arriverà la settimana prossima, teaser di auto che poi abbiamo scoperto nel gioco qualche giorno dopo. In questo caso non ha detto assolutamente niente, quindi contenuto non credo ci sia. Ieri ho portato un video sull'Escudo perché sono stati, diciamo, scoperti dei valori all'interno, facendo un data mining dei valori su dei file installati sulla Play, una lista potenziale di auto per il futuro è lì. Non sappiamo onestamente se e quando arriveranno, ma in questo caso non c'è del contenuto per quanto riguarda le
auto. E personalmente io smetterei anche di portare delle auto ad oggi, amplierei le opzioni, le possibilità di avere dei tracciati e degli eventi legati ai tracciati. Sono abbastanza auto per divertirsi. I tracciati secondo me sono un po' meno perché si finisce sempre per ripetere gli stessi, per quanto uno possa utilizzare più auto, ma mancano degli eventi se non sono appunto creati con le gare personalizzate, vi fate dei campionatini voi, salvando i risultati su un foglio di calcolo. L'ultimo commento che voglio fare, forse qua abbiamo un po' di fortuna, potrebbe essere già aggiunto in questa patch. Quest'altro account Twitter è uno che ho seguito ed è legato molto al data mining che ho portato in questi giorni. Ha scoperto che molti di voi ovviamente hanno chiesto se vi ricordate che dentro i lobby si possa editare tutta la configurazione di una gara quando finisce, al posto di uscire, partire da zero, creare una stanza, ormai lo sapete la storiella. Questo ragazzo, come hobby ha quello appunto del data mining, tra tante cose immagino, ci ha portato un'altra conferma. E io mi fido perché quello che ha portato i dati, come abbiamo visto in precedenza, della Hybrid Toyota, la BRZ e altre auto, quindi perché non fidarsi anche oggi? Comunque, lui dice che si è fatto un giro all'interno del gioco, come solo lui sa fare, e magari non voi, con il suo socio hanno notato che diciamo, la possibilità di editare, modificare i settings all'interno di una lobby è già presente nel gioco. C'è già questa funzionalità e se diciamo, il bottone per l'edit, il bottone di modifica è semplicemente bloccato. Lo possono fare gli sviluppatori con la modalità di debug. Non mi dilungo molto su questa cosa qua perché non so quanti developer, sviluppatori ci siano tra di voi, ma chi sviluppa ha comunque delle funzionalità anche nel gioco per poi fare dei piccoli test. Quindi, come desiderato da molti di noi, questa funzionalità c'è nel gioco, è stata già implementata, è semplicemente al momento bloccata. Il commento che poi fa alla fine questo ragazzo è relativo alla, diciamo, alla compatibilità e al sync tra diverse piattaforme e potrebbe appunto significare che è un lavoro non completato, appunto una unfinished, che non è ancora stato finito. Però è secondo me molto importante sapere che arriva. Spero arrivi già adesso. Perché se l'hanno testato a dovere, semplicemente quel bottone lo rendono visibile anche al giocatore. Se così non fosse, arriverà però a breve, con le prossime. Come con le prossime, vorrei tanto che arrivasse la possibilità finalmente di vendere queste auto. Non mi voglio dilungare ulteriormente su cose che al momento non so, non voglio buttare sul fuoco news e notizie non del tutto verificate, quindi queste sono le cose che ho trovato fino ad oggi. Quali sono, prima cosa, siete d'accordo con quello che probabilmente faranno il fix del force feedback? I PP non so cosa andranno a toccare, ma quali sono secondo voi le features, le funzionalità che dovrebbero introdurre? Lasciamo da parte un attimo contenuto spesso che è dato da auto nuove e tracciati eventi, quelli arriveranno purtroppo tra tanto tempo. Quali sono secondo voi le cose su cui dovrebbero lavorare maggiormente? Le lobby? Immagino di sì, visto che ne abbiamo già parlato. La possibilità di vendere le auto? Immagino di sì. Raramente si vince qualcosa dalla lotteria, un'auto che magari non volete, un doppione, non sapete cosa farvene, non potete nemmeno venderla. Ne avete altre in testa di idee? Fatemelo sapere qui nei commenti, così apriamo un bel dibattito. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e come detto, in descrizione c'è il link al nostro server Discord dove venire a gareggiare con noi in pista. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vedremo come sempre molto presto. Ciao a tutti!